Io sto manifestando contro questa decisione, ma guardi che io sono sereno. È partita la sperimentazione della ZTL aperta a fasce orarie in corso Fogazzaro, voluta dalla giunta Rucco e sostenuta dalla maggioranza di commercianti e residenti. La strada sarà aperta dalle 9 alle 20 dei giorni feriali, si potrà parcheggiare a pagamento sul lato dei numeri civici dispari, a far sentire la loro voce anche una ventina di persone contrarie all'iniziativa, che le auto proprio non le vogliono, nemmeno se si tratta di una sperimentazione. Tra di loro un arzillo anziano che è rimasto per circa un'ora seduto in mezzo alla strada. Anzi, sorrido, vede. Sono seduto qui perché mi pare che sia tutta una contraddizione. Gli agenti della Polizia Municipale hanno ritardato l'apertura del passaggio alle auto, prevista per le 9, per evitare tensioni con i manifestanti. Le prime auto, così, sono state fatte passare solo poco prima delle 10, quando il presidio si stava ormai sciogliendo, non prima di uno scambio di vedute con le forze dell'ordine. 4 persone della Municipale oggi stamattina. Però non li abbiamo mai visti quando c'erano le macchine da multare. Quando sono state chiamate o quando abbiamo finito siamo sempre presenti. I numeri però secondo noi sono chiari. Il 77,4% dei commercianti si è espresso a favore della sperimentazione della ZTL a fasce orarie e così anche chi era contrario ha deciso comunque, nonostante questi numeri, di manifestare legittimamente per difendere la propria opinione, anche se in modo simbolico e per un'ora. Infatti sono andati via, basta, cioè è giusto che abbiano le loro idee, noi abbiamo le nostre e teniamo ferme le nostre. Il fatto che fosse lunedì mattina e che molti negozi fossero chiusi ha ovviamente ridotto il traffico delle auto interessate a percorrere questi 160 metri di strada tra Contrabusato e Contracantarane. Tuttavia molti commercianti favorevoli si sono presentati per verificare di persona che tutto procedesse regolarmente. Io capisco le proteste, eccetera. Queste proteste qua si doveva aver fatto molto tempo fa, visto il degrado che è il centro. Passeranno quelle, mettiamo anche 10, 15, 20 macchine all'ora in più, sono tutti clienti. Alla fine uno entra da Porta Santa Croce, esce a 200 metri più in là sullo stesso viale, chi verrebbe qua? Cosa che prima non accadeva, perché prima quando era aperta la strada da San Biagio veniva usata come scorciatoia per arrivare dall'altro lato della città. Un principio resta fermo, questi 6 mesi di prova non possono che portare un valore aggiunto positivo, guardando al futuro e cercando cambiamenti utili a tutti, e che resti il rispetto reciproco tra chi ha posizioni diverse, senza prevaricazioni. Qui non si tratta di fare battaglie ideologiche, ma di puntare al bene comune dei vicentini. Proviamo. E comunque si tratta di poche auto al giorno. Sicuramente poche auto al giorno, non è che sia passano tutti di qua, come una volta, voglio dire. Facciamo una prova. Contentiamo un po' tutti, abbiamo contentato fino adesso per 4 anni e adesso per 6 mesi proviamo la sperimentazione della strada aperta.